Chi è la bestia? Questo è il titolo del libro scritto da Vittorio Rombolà e presentato presso la biblioteca El Samorante di Ostia. Il volume dell'autore romano parla dei combattimenti clandestini fra cani ed anche degli interessi delle zoomafie su questa pratica barbara. Il romanzo Chi è la bestia parla della cinomachia, ossia del combattimento clandestino fra cani. Si dipana su tre livelli. Il primo livello è Ettore, il cane da combattimento che racconta direttamente la sua storia. Il secondo livello è la parte romanzata. E invece il terzo è la parte documentata, perché per scrivere questo romanzo c'è stato un lavoro di ricerca a livello proprio legislativo, statistico, che mi ha permesso di parlare del fenomeno anche a livello proprio come fattore di cronaca, oltre che quello di denuncia. Alla conferenza è intervenuto anche Enrico Casucci, educatore cinofilo specializzato nel recupero comportamentale dei quadrupedi. Guest star dell'evento, Teo, il cane, interprete principale del corto ispirato al romanzo. Purtroppo il recupero di questi cani nei confronti di altri cani è molto difficile. Spesso sono cani fortunatamente abbastanza socievoli con le persone, quindi per quanto riguarda l'inserimento con le persone il lavoro diventa abbastanza di successo. E nei confronti degli altri cani purtroppo rimangono queste lacune e quindi è difficilissimo il recupero con i suoi simili. E la cosa importante è cercare di diventare dei punti di riferimento nei confronti dei nostri cani, quindi adottare delle regole e delle abitudini che possano aiutare il cane, soprattutto il cane che ha avuto delle esperienze molto negative, che gli diano delle certezze. Quindi costruire delle certezze e lavorare su una relazione basata sulla fiducia. Quindi ovviamente in base al tipo di cane e all'età del cane è tutto più facile o difficile. Tu sei il regista di questo cortometraggio, come è stato lavorare sia con attori sia con Teo, il cane protagonista? Tutto il corto insomma deriva da un bellissimo romanzo scritto da Vittorio Rombolà, amico da anni. Io l'ho letto, ho visto che poteva essere una storia vincente e lui ha risteso una sceneggiatura e con questo abbiamo fatto il corto. Speriamo dunque che il messaggio lanciato sia dal libro che dal film possa avere il suo effetto, così da eliminare anche il solo ricordo di questa pratica becera.